In corsa i sogni dell'Aquila passano da Montesilvano, la società rossoblu aggiusta il tiro con l'acquisto del difensore Colombatti. I verde-oro guidati da mister Antignani vogliono sconfiggere il mal di casa battendo una big del campionato. Fischia Antonio Diella di Vasto. La prima opportunità è tutta dei padroni di casa, Malocu crossa per Bassi che si avvita e mette i brividi a Bozzi. La risposta aquilana è subito letale, conclusione mancina di Dercole, velo di Ruocco, Ubertini respinge come può e sulla ribattuta Sciba appoggia in rete. Segna ancora l'attaccante di Mister De Feudis dopo il sigillo con il capistrello in una posizione che dal replay sembrerebbe essere regolare. Sulle ali dell'entusiasmo Rosario Di Ruocco vola sulla sinistra ma manca l'appuntamento con raddoppio. Partita non proprio bellissima, l'ho visto da calcio di punizione, non inquadra la porta. Nella ripresa episodio da Moviola con il Montesilvano che protesta per un placcaggio in aria su Samuele Barbarossa. Diella lascia correre, colpo di testa di Petito che esce fuori di pochi. Gli animi restano accesi, ne fa le spese mister Antignani allontanato dal direttore di gara. Tre minuti dopo rosso anche per Brunetti dopo un fallo di reazione su Marrone. L'Aquila costretta a giocare in inferiorità numerica. Altra punizione di Maiorani, Barbarossa da ottima posizione non concretizza. Entra Luca Sparvoli che spacca letteralmente in due la partita. Assist perfetto per Sciba che ringrazia e firma la sua personale doppietta. Nel recupero il numero 9 ricambia il favore e per Sparvoli è un gioco da ragazzi battere in pallonetto Ubertini. 0-3 al Galileo Speziale, vittoria importante per i ragazzi di De Feudis, considerati i rallentamenti di Avezzano e Giulianova, sconfitta che fa male per il Montesilvano. Sì, una buonissima prestazione dei ragazzi miei, il problema è che non riusciamo a risolvere questo rebus casalingo perché ormai non parlo più, lascio giudicare a voi, ormai giudicate voi, ci sarà un designatore degli arbitri, un qualcosa, giudicate voi, non tanto io dico per il primo gol perché lo voglio vedere e rivedere, il secondo mi sembrava fuori gioco, ma prima del secondo gol il rigore su Marrone è clamoroso, ragazzi, ha del clamoroso, cioè a detta di tutti, anche i tifosi loro avevano detto che era rigore, quindi io non sto più qua perché sennò faccio quello che si lamenta sempre, poi mi venite a giudicare perché sono quello che si lamenta sempre con gli arbitri, allora, non parlo più, hanno un designatore, pure loro sono giudicati, a me mi giudica il presidente, se vuole mi caccia, loro sono giudicati, purtroppo ne sono pochi, la domenica devono andare sui campi, rispondono e purtroppo io non posso fare niente, sarà compito di chi li dovrà giudicare, io prenderò 7, 8, 10, 15, 20 giornate di squalifica sicuramente, non avendo detto nulla perché ho detto solo all'arbitro ammoniscilo e da che mi risulta l'arbitro mi doveva ammonire, non cacciare, questi invece prendono il rosso e sventolano da tutte le parti e quindi di conseguenza l'unica cosa buona che mi rimane è fare complimenti ai ragazzi miei e basta, perché abbiamo giocato contro una squadra che ha fatto un tiro e mezzo in porta, quindi cioè l'Avezzano quando meno ce l'ha fatti 50 tiri in porta, questi un tiro e mezzo in porta, faccio i complimenti a loro perché sono stati bravi e a capitalizzare quello che gli è capitato.